Una riunione tra tutti i portatori della vara della Madonna del Soccorso e degli organizzatori si è tenuta questa mattina presso il Salone San Rocco della Basilica, al termine della collocazione del simulacro sul presbiterio della Chiesa Madre. Un incontro quanto mai necessario per fare il punto della situazione e risolvere tutte quelle problematiche organizzative che si sono avute durante l'ultima processione dello scorso 15 agosto, allorquando si sono vissuti momenti di tensione e di preoccupazione. Soprattutto i più giovani sono stati invitati ad ascoltare le direttive dei capi stanga e di coloro che hanno più esperienza. Nessuna macchina fotografica, nessun cineoperatore, fotografi, due portatori che si bisticciano. Io mi auguro che tutto questo non succeda mai più. Vediamo una brutta immagine, violenza, ma amore. Sì, tu la vuoi portare a turno, vediamo, prima tu, poi io. Ma non fate violenza, non date testimonianza, non diamo testimonianza. E il maggior primato, sapete qual è? Dare spazio anche agli altri. Se tu ami la Madonna, devi capire che sei troppo piccolo, dai spazio a un altro. Sei stanco, dai spazio a un altro. In questo sta l'amore. Questa è per la fede, ma la forza di caparbietà e di aggressività non funziona. Non funziona. Vi prego, cerchiamo di essere portatori pieni di fede. Siamo vicini ovviamente a tutte le vostre richieste, stiamo cercando di fare il massimo e ci auguriamo soprattutto che quello che abbiamo visto quest'estate sia un bruttissimo ricordo, perché so, anche per quello che io, come la vivo io la precedente Madonna, so che voi siete molto più organizzati e molto più decisi a non fare più quella figuraccia di quest'estate. Questo ci tengo perché è stata la nostra prima esperienza dietro la vara della Madonna ed è stata molto molto forte, quindi veramente vi chiedo unità e coraggio, forza e disponibilità l'uno con l'altro. Vi voglio rappresentare a tutti voi, in particolare ai timonieri con i quali già abbiamo avuto modo di parlare, ma ai cosiddetti capi stanga, all'interno di ogni lato, dei quattro lati sostanzialmente, c'è il più anziano che poi funge sostanzialmente da capostanga, il quale poi si deve coordinare con chi coordina la Madonna e con i rispettivi timonieri. Io vi prego ai ragazzi, a quelli più giovani, da questo punto di vista, di ascoltare quelli che sono i consigli delle persone più anziane. Se il peso diventa equilibrato, nessun problema c'è, nel senso da un punto durante tutto il percorso, e anziché fare l'intero percorso, quelli giovani se ne fanno un po' di meno e viceversa, chi diventa ci può essere quest'anno l'idea, non c'è stato il tempo per poter fare, però è la prima occasione intanto di fare un censimento attualizzato, e infatti ci sono delle schede perché il commissariato l'ha voluto. Giustamente è il veterano che ha portato la Madonna per tanti anni, sa come compensare gli sforzi. Chi è nuovo giustamente mette la forza subito e poi c'è. In ultimo poi c'è un'altra situazione. Non dobbiamo dimenticare che per 2 anni e mezzo non si portò la Madonna. Quindi anche la nostra spalla di chi è sotto non è più abituata a quello sforzo. Però non è una vergogna, ragazzi, scusate. No, non è una vergogna, non è una vergogna se uno soffre stanchezza o brucia la spalla uscire per un attimo. Ma quando dai il cambio, non deve essere un cambio solo perché mio cugino, perché mio fratello, metti qua, leva là. L'importante è che il cambio tu lo dai a una persona che ti può sostituire degnamente in quel momento a te. Quando si dà il comando dovete guardare mai il presidente, dovete guardare i timonieri. Questa è storia dalla vita, non da oggi. Perché è il timoniere che guarda giustamente il capovara che gli sta dando il comando. E il capovara guarda il timoniere per vedere se sono pronti. Questo è l'unico, praticamente, è l'unica cosa che dovete fare. Poi di fatto voi siete quelli che portate il peso e il sacrificio per condurre la Madonna degnamente dentro la città.